tutti amici sgleppatori e benvenuti in questa nuova puntata di Computer Passione, canale Sgleb Boys. La scorsa settimana vi abbiamo fatto vedere in anteprima la nuova MSI Z170A Gaming M5 con le prime immagini che abbiamo fatto in anteprima, senza però poterla provare perché chiaramente ci mancavano sia la CPU che le RAM, perché su questa piattaforma è possibile montare delle DDR4. Ingaggiati da una scimmia che ci faceva paura pure a noi, abbiamo deciso di provare a contattare qualche nostro amico che gentilmente ci ha offerto il nuovo i7 6700K, il top di gamma della serie Skylake, con un kit memoria DDR4 16 GB G-Skill da 2600 MHz. Quello che vedrete in questo video non sarà parlare del sistema Skylake in generale, perché l'abbiamo già fatto nella scorsa settimana con ben 3 video, ma sarà confrontare questa nuova piattaforma Z170 con una piattaforma che avevamo già in precedenza, che conoscete benissimo, ovvero l'MSI Gaming 7 Z97 con l'i7 4770K, per vedere se tra queste due generazioni, che sono molto ravvicinate tra di loro, c'è veramente una sostanziale differenza. Il tutto ovviamente accompagnato da un SSD HyperX Savage da 240 GB, un Nvidia GTX 980 Ti e il nuovo sistema operativo Microsoft, ovvero Windows 10. I test vedranno queste due piattaforme confrontarsi in diversi giochi e benchmark, per poi passare a una piccola sessione di overclock per quanto riguarda il nuovo i7 6700K. Senza dilungarsi troppo, vi lasciamo ai risultati che abbiamo ottenuto per poi passare alle considerazioni del caso. Il primo test che abbiamo effettuato è quello del Firestrike del 3D Mark, naturalmente in 4K, e queste sono le immagini dei risultati che abbiamo ottenuto. Come potete vedere, la differenza sostanziale tra le due piattaforme viene evidenziata principalmente dal processore, dove col test fisico riusciamo a guadagnare con il nuovo i7 6700K ben 10 fps. D'altro canto, le due piattaforme riescono a spingere la 980 Ti in ugual modo, anche quando vediamo CPU e GPU lavorare insieme, non rilevando nessuna differenza sostanziale. Avendo anche il nuovo Windows 10, abbiamo potuto provare anche il nuovo test API che mette a disposizione il 3D Mark, che fa uso delle nuovissime DirectX 12. In questo test però la differenza è inferiore al 4%. La cosa interessante, ragazzi, è quando arriviamo a parlare di giochi. Nel benchmark di Metro Last Light, infatti, con la piattaforma Z170 riusciamo ad ottenere un miglioramento di ben 3 fps, alzando poi i valori degli fps massimi e minimi, segno di una maggiore stabilità e potenza. Arrivati poi al benchmark del gioco Shadow of Mordor, notiamo che la differenza in fps non è poi così rilevante, non riuscendo ad ottenere nemmeno un fps differenza tra la piattaforma Z170 e la piattaforma Z97. Quello che possiamo dirvi a primo impatto è che sì, questa nuova piattaforma Z170 con il nuovo i7 6700K lavora molto meglio ed è più prestante della vecchia piattaforma Z97 con i7 4770K, ma crediamo che questo miglioramento sia dovuto in parte alla frequenza leggermente più alta che ha l'i7 6700K contro l'i7 4770K, oltre al fatto che su Z170 abbiamo memoria DDR4 rispetto a Z97 che è memoria DDR3, quindi nella fattispecie della Z170 abbiamo memorie che lavorano a frequenze più elevate. Il tutto racchiuso nel fattore ottimizzazione dei giochi e benchmark, che chiaramente fanno anche la loro parte. Purtroppo non abbiamo un i7 4790K da confrontare con l'i7 6700K, ma crediamo che la differenza tra i due sia davvero minimale, tanto da non consigliare in nessun modo il passaggio a Z170 se avete già una piattaforma Z97 o inferiore, a meno che voi non cercate maggiore potenza da parte della CPU o connessioni specifiche che solo Z170 ha a disposizione. Detto questo, quindi passiamo all'overclock dell'i7 6700K sulla Gaming M5. Abbiamo alzato la frequenza di processore di 500 MHz, portandolo da 4,2 GHz in modalità turbo a 4,7 in modalità manuale, alzando soltanto il CPU latero, ovvero il moltiplicatore del CPU. Quello che ci ha stupito di questa piattaforma è la semplicità nell'overclock, infatti non abbiamo dovuto toccare il voltaggio di quest'ultima, ma soltanto impostando il CPU latero a 4,7 GHz la Gaming M5 è riuscita a gestire l'overclock del processore in automatico, con un voltaggio di 1,45 V, senza incombere in schermate blu o fastidiosi blocchi improvvisi. Ovviamente le temperature hanno fatto la loro parte e il processore era ben raffreddato, infatti abbiamo utilizzato un Cooler Master Neptune 140XL dotato di una sola ventola e con una temperatura ambientale di circa 24-25 gradi. A questo punto, ragazzi, è stato semplice e indolore confrontare l'i7 6700K contro se stesso e aver collocato i 500 MHz. Nel test del Firestrike la differenza è davvero minimale, eccetto per il test fisico, dove vediamo l'utilizzo principalmente del processore, che ci ha permesso di registrare un guadagno di 5 fps rispetto alla versione non overclockata, diciamo circa un fps ogni 100 MHz. Nei restanti benchmark e giochi, come il test delle DirectX 12, Metro Last Light e Shadow of Mordor, la differenza è davvero minimale, quasi nulla. Questo sta a significare che sotto overclock e nei test che abbiamo eseguito il processore non è sfruttato al massimo o comunque è sfruttato soltanto dove è richiesto. La cosa comunque interessante di questo nuovo processore Skylake è che se avete una buona temperatura ambientale e un buon sistema di dissipazione riuscirete a tenere il processore sotto overclock senza problemi, in quanto sotto benchmark il nostro i7 6700K non ha mai superato i 70 gradi di temperatura. Arrivati quindi alle conclusioni finali, ragazzi, e viste le prestazioni che non sono tanto diverse dalle precedenti piattaforme, vogliamo parlarvi un po' del prezzo e se o perché
potete passare a questa nuova piattaforma Z170. Prima di entrare più nei dettagli, sappiate che per passare a Z170 dovete comprarvi scheda madre, processore e soprattutto le RAM, che questi sono tre fattori importanti da considerare. Infatti le RAM rispetto ai DDR3 costano molto di più, anche i processori, soprattutto gli i7 6700K, costa di più rispetto al top di gamma degli i7 della vecchia serie. E le schede madri forse è la parte meno indolore, perché troviamo anche schede madri a un buon prezzo, diciamo. Se avete già una piattaforma Z97 o comunque precedente insieme a processori sbloccabili tipo i5 e i7 che sono abbastanza potenti e che non vi fanno dannare con problemi derivanti dalle prestazioni, non vi consigliamo il passaggio a Z170, a meno che chiaramente non volete particolari connessioni o feature che solo le schede madri Z170, che sia MSI, che sia Gigabyte, che sia Asus eccetera eccetera, hanno. Parliamo ora un attimo dell'overclock, che come tutti voi sapete l'overclock è collegata anche alle temperature. Infatti l'overclock su questa Z170 è veramente una gioia. Noi, come abbiamo già detto, abbiamo soltanto alzato il CPU rateo e comprimendo solo due pulsanti abbiamo portato la produzione a 4.7, a differenza della Z97 che abbiamo dovuto fare, guardare i voltaggi. Sì, la cosa è molto, si è molto semplificata, e soprattutto questa scheda madre, quindi ipotizziamo anche quelle successive, riescono a gestire benissimo l'overclock automatizzando il tutto, perché chiaramente pigiando due tasti non siamo andati a toccare né i voltaggi né altre impostazioni varie, quindi la scheda madre ha fatto tutto da sé impostando per il processore un sistema generico che potesse funzionare. Detto questo, però, va detto anche delle temperature, ecco, che questi nuovi processori i7 comunque Skylake con nuove saldature, nuove cose, nuove tecnologie, riescono a tenere la temperatura tale da fare un overclock anche in daily use. E infatti, perché se voi avete, come abbiamo già detto, una buona temperatura dell'ambiente, della stanza e anche un buon dissipatore, potete tenere tranquillamente il processore a 4.7. Infatti noi l'abbiamo tenuto in daily per qualche ora e non ha mai superato i 28, 29 gradi, 30 al massimo, quindi... Poi chiaramente sotto stress magari arriverà anche a 70, però comunque in daily 30 gradi sono... è una cosa a considerare, perché 4,7 GHz sono tanti. Naturalmente tutto questo grazie anche al case, il Trooper, che noi sinceramente non avevamo mai provato, ma quando abbiamo provato abbiamo detto: cazzo, in effetti è un bel case. Infatti il cable management si è fatto alla perfezione, non è andato nessun problema, anche l'installazione del dissipatore è stata ottima, e quindi consigliate anche di avere un buon case con una buona reazione all'interno prima di fare l'overclock. Quindi ragazzi, capite bene che arrivati a questo punto ci sono tante considerazioni, tanti fattori da tenere presente se volete passare a questa nuova piattaforma e se volete chiaramente fare dell'overclock con questa nuova piattaforma. E noi invitiamo quindi a parlare e a discuterne un po' nei commenti se vi sembra una cosa buona, o comunque poter decidere se prendere Z170 o tenere quelli vecchi o passare addirittura X99, che come si è detto nel Sunday Tech la differenza del prezzo siamo lì. E quindi discutere un po' di questa cosa qui, perché ci interessa sapere anche la vostra idea. Noi come sempre vi salutiamo, vi ringraziamo per la visione, speriamo che il video vi sia garbato e ci vediamo al Sunday Tech e il video di giovedì, che il video di giovedì sarà illuminati perché coincideranno un sacco di cose. 99 99, basta, a ciao. Posto, ciao. And feel the shifting winds, tossing us around again.